Buonasera a tutti da Futsal Radio e benvenuti all'approfondimento bisettimanale sul calcio a 5. Queste le nostre notizie. Serie A, ancora loro, le finaliste della passata stagione al comando della regular season. Italservice Pesaro e Acqua Sapone Unigrosse sono a 10 punti dopo 4 giornate. Colini, impegnato in Champions League, reduce da 2 clean sheet di fila. Bellarte ha vinto gli ultimi 3 incontri. Il clou del weekend a Cerpa, Sandro Abate Avellino contro Acqua e Sapone Unigrosse. Rianco Mamma Rai, la Serie A torna su Rai Sport più HD, l'appuntamento è quello del Pala Este dove l'Italian Coffee Petrarca Padova affronta la grande rivelazione di questo inizio di campionato, il signor Presido CMB. Fra poco sentiremo il suo presidente Rocco Auletta. Il ritorno dei social match, squadra che vince non si cambia, per il terzo anno di fila la divisione calcio a 5 presenta ai nastri di partenza della stagione l'ormai consueto appuntamento con i social match. Una volta a settimana saranno prodotte le partite di quelle categorie che fanno un po' più fatica a trovare spazio in televisione, per Montemurro un appuntamento necessario e propedeutico alla crescita del movimento. Si parte col derby molisano del girone G di Serie B, Chaminade contro Sporting Benafro. Futsal Academy parte col botto, il mago Velasco parteciperà al primo appuntamento del livello Basic, il programma dal 22 al 24 novembre presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti a Roma. Solo 10 i posti rimasti, tutte le info sul sito www.futsal-academy.it. E ora spazio alle interviste, si comincia con il numero 1 della più bella sorpresa di inizio anno, Rocco Auletta, presidente del signor Presido CMB. Rocco Auletta, presidente del signor Prestito, siete la prima squadra lucana della storia a giocare in Serie A. Cosa significa per voi e cosa è cambiato nella gestione della quotidianità di questa società? Per noi significa tanto. Era un obiettivo che avevamo da tempo e voglio dire, è un'enorme soddisfazione, anche perché la nostra è una piccolissima regione. Insomma, voglio dire, essere arrivati in Serie A, ripeto, è un'immensa soddisfazione. Per la quotidianità è cambiato tutto, perché voglio dire, vivere e disputare campionati inferiori è diverso rispetto a disputare il campionato di Serie A, sia per organizzazione, per tutto, insomma. Siete stati fortunati perché oltretutto avete avuto un inizio di stagione travolgente, siete il miglior attacco del campionato, siete al secondo posto in classifica. La domanda a questo punto è: la Final Eight, che a livello di scadenza è il primo obiettivo stagionale, lo diventa davvero un obiettivo? Guarda, non facciamo voti pindarici, cerchiamo di vivere il tutto alla giornata. La squadra si sta esprimendo bene. Il roster è stato costruito in una certa maniera, però il nostro obiettivo primario resta la salvezza diretta, quindi senza la disputa dei play-out. Poi tutto ciò che verrà naturalmente lo prenderemo con gioia, con soddisfazione, però non dimentichiamo l'obiettivo primario, che è quello che ho detto. Una squadra che viene plasmata dal suo allenatore, col quale lei ha un grande rapporto. Tra gli addetti ai lavori si parla tantissimo di Fausto Scarpitti. Che persona e che allenatore è? Guarda, con Fausto sin dal primo incontro 2 anni fa, quando praticamente sostituì Angelo Bommino durante il campionato di Serie B, si è instaurato un rapporto splendido a livello umano, e questo viene prima di tutto. Poi è una persona umile, è una persona molto preparata, studia nei minimi particolari le gare, quindi è difficile che praticamente una qualsiasi voglio dire, azione di gioco ci prenda impreparati, però naturalmente ci sono anche gli avversari che sono di altissimo livello, però ripeto, è una persona da un punto di vista professionale umile e preparata, da un punto di vista umano una persona splendida. La Serie A per voi comporta oneri e onori, cosa vuol dire giocare a Salandra, voi che siete di Grassano, comunque ogni volta spostarsi di 30 km per giocare le partite
diciamo fuori casa quasi. Adesso giocare fuori casa in termini di pubblico no, no, perché comunque il nostro seguito ce l'abbiamo, certo non è quello di Grassano dove praticamente già in Serie B il palazzetto, seppur più piccolo, era sempre non pieno di più, quindi diciamo che gli oneri ci sono, gli oneri relativi agli spostamenti ci sono, diciamo che noi abbiamo la nostra regione, seppur piccolissima, è morfologicamente diciamo porta delle difficoltà enormi. Tengo in considerazione che per quanto riguarda per esempio gli spostamenti per le trasferte, noi comunque ben che vada dovremmo andare a Bari, dovremmo andare a Napoli a prendere gli aerei, quindi cioè diventa tutto difficoltoso, tutto, però insomma ci siamo e vogliamo continuare il nostro percorso. A proposito di questo, in passato, in particolare nel momento della promozione in Serie A dopo la vittoria del girone di A2, avete parlato di la creazione di una tensu struttura in quel di Grassano, come prosegue quel progetto? Attualmente è tutto fermo, non si capisce di chi siano le responsabilità, ma è tutto bloccato, nel senso che la direzione tecnica forse ha fatto delle defaillance, l'amministrazione comunale in entità ce la sta mettendo tutta, ha reperito fondi, ci sono dei meccanismi che non abbiamo capito. Il dato di fatto è che siamo senza tensu struttura e allo stato attuale penso che di nuovo tutto l'anno sportivo, tutta la stagione sportiva 2019-2020 la giocheremo a Atalanta senza, cioè, a questo punto non penso ci possano essere delle sorprese tali da farci giocare delle partite anche a Grassano. Chiudiamo con una banalità, ma è quello che poi ci spinge a fare sport, vi spinge a fare sport ad alto livello. Qual è il sogno nel cassetto per questa stagione? Senti, il sogno nel cassetto potrebbe essere quello, la provocazione da te fatta, cioè la finalette di Coppa Italia, però non sogno nel cassetto, ripeto, oggi non... dobbiamo restare con i piedi per terra, ma non è una frase fatta, assolutamente non è una frase fatta, è proprio perché voglio dire ci saranno i momenti di difficoltà che dovremo gestire, anche perché avremo un novembre insomma tra dall'Agnene al Pesaro all'Acquestapone alla Camedoson, cioè voglio dire molto impegnativo, quindi voglio dire ora abbiamo questi punti sono importantissimi per due motivi: mettere fieno in cascina e dare entusiasmo sia a noi che all'ambiente, quindi va bene tutto, ci dà anche voglio dire quel pizzico di spregiudicatezza tipo la partita di Mantova dove ce la siamo giocate fino all'ultimo minuto, dove abbiamo perso solo con un gol di scarto, dove probabilmente sul 2-1 ci fosse stata la rete del 3-1 e ne avevamo le possibilità, sarebbe finito in una maniera diversa, però ripeto, il nostro intento è quello di giocarcela, di dimostrare che ci possiamo stare in Serie A e niente, voglio dire, la squadra gioca bene, la squadra voglio dire ci mette tutto l'impegno possibile e immaginabile, ci sono comunque dei giocatori nel nostro roster che sono comunque dei giocatori di livello che tutti conoscono, quindi voglio dire questo è piedi per terra, però naturalmente abbiamo dimostrato nel corso degli anni che siamo una società ambiziosa e come tale voglio dire continueremo ad esserlo, cioè non è che ci tiriamo indietro, continueremo a giocarci alla morte tutte le partite e poi vedremo quello che uscirà fuori. Assolutamente. Allora, in bocca al lupo a Rocco Auletta e a tutto il signor prestito comprensorio Meglio Barretto. Grazie, buona giornata.